torna il freddo e con il freddo torna l'uso del riscaldatore Vevor, che è una meraviglia. L'ho riacceso dopo mesi, funziona perfettamente, non ha fatto neanche un filo di fumo, ha scaldato, adesso ancora fa caldo, ci sono 21 gradi, qui si sta bene. Però se non vi ricordate bene, tempo fa la Vevor mi aveva spedito un'altra unità, ed eccola qui. Ora, nel frattempo, cos'è successo? Io, facendo una minchiata, avevo bruciato la scheda di lui, perché gli ho dato l'alimentazione al contrario, non lo so, è successo qualcosa, la scheda si è bruciata. Allora cosa ho fatto? Ho preso la scheda di lui, con il suo telecomando e cavi, e l'ho messa qui, l'ho messa su di esso, e funziona, ha funzionato perfettamente, tutto ok. Non ho avuto il tempo di fare video su quella catastrofe, ma insomma, quindi lui mi è rimasto senza scheda. Ora, la scheda che mi si è bruciata è questa. Questa è la scheda che originariamente andava qui. Cos'ha di particolare questa scheda? È che c'ha 8 fili da questo lato, mentre tutte quelle nuove ne hanno 7. E questa scheda si combina con il telecomando blu, che è molto bello perché ha questo. Cioè, questo è il telecomando in realtà, che ha un display molto carino, ti fa vedere un sacco di cose. Non ha il telecomando con i tasti e basta, ma ha il display. È un po' complicato trovare il ricambio, ma io mi sono andato a guardare schemi e offerte su Amazon, cose del genere, e ho trovato una scheda che è questa, che gli assomiglia molto. Ora, le scritte sono tutte in cinese, quindi cosa ho fatto? Ho usato l'applicazione Google di Translate e ho scoperto che questi sono semplicemente dei colori. Questa è l'indicazione dell'alimentazione, questo è il glow plug, cioè la candeletta di accensione, che come vedete ha solo due connessioni, una da una parte e una dall'altra, sono questi due pini uniti insieme, questi due pini uniti insieme, quindi uno è il positivo e uno è il negativo, me ne fotto, è una candeletta che scalda, non ha polarità e se ce l'ha me ne sbatto. Va bene, poi questa l'ho tradotto ed è comunque c'è scritto NTC, quindi questo è il sensore di temperatura ed è, come vedete, tre piedini, questo qui, sensore NTC, mentre questo tradotto vuol dire fan, e questo è il ventilatore, il motore del ventilatore, e questo anche lui ha tre piedini. Ma sul cosone qua, il fan è connesso solo con i due piedini esterni, va bene, quindi quello al centro non ce ne fotte niente. Questo al centro, che sembra essere una massa perché va alla parte esterna. Qui c'è un transistorino che non so cosa sia. Vedremo, potrebbe essere un sensore di velocità. Molto interessante. Questo lo verifichiamo. Sì, infatti c'è un magnetino qui. Ecco, dobbiamo verificare se c'è anche sull'altra scheda. Poi, dicevamo, NTC sono... Questo è il sensore di temperatura. Il sensore di temperatura ha solo due piedini. È questa roba qui, questo è l'NTC. Va bene, ne prendo atto. Questa è la candeletta di accensione che ha solo due piedini, quelli esterni, e infatti sono su questa qua, la glow plug, sono quelli esterni, perché vedete sono due uniti assieme da una parte e due uniti assieme dall'altra. Quindi questo va bene qui, questo che è il fan, l'NTC va bene qui, e la ventola va bene lì. E questo mi esce con però 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fili. Ma questa nuova invece com'è? Com'è? Intanto ecco qua il sensore di temperatura, che vedo essere un po' più alto rispetto a questo. Quindi forse questa cosa andrà sistemata, ma forse anche no. Questa è la cablatura, il cablaggio che viene da questa stufa, non da questa, perché quella funziona, va bene. Questa. Come prima cosa, cosa ho fatto? Ho verificato che i codici dei colori perlomeno siano uguali. Io qua vedo rosso, nero e blu, qua sopra vedo rosso, nero e blu. Il connettore glielo ficco e mi corrispondono anche gli altri, giallo e rosso sotto, giallo e rosso di qua. Da questa parte c'è un altro nero sottile e mi corrisponde, gli altri non sono utilizzati e mi corrisponde. Quindi sono abbastanza sicuro che questo sia ok. Poi vediamo la corrispondenza col telecomando, che è quello che mi interessa di più, quindi glielo ficco
Questo è un doppio check che sto facendo, perché io queste cose le ho già verificate dalle immagini su Amazon. Ecco qua, nero, blu, e dietro c'è il rosso, rosso e nero, e il blu sotto. E direi che ci siamo. Poi qui ci andrebbe la pompa, qui ci andrebbe, non me lo ricordo, sì, ci andrebbe la pompetta qui. E qua ci andrebbero attaccate le altre cose. Ma io cosa posso fare per vedere se tutto funziona? Lo posso accendere con l'alimentatore, cosa che ora farò. Questo video è tutto a mano, ho deciso così. Il cavalletto dietro di me, ma me ne sbatto. Qua succederà una catastrofe, lo so che brucerò tutto, lo so. Se io collego questo puttana di positivo, ecco, mi si dovrebbe come minimo accendere il display. Ed ecco il display che si è acceso. Errore 09, perché certo non c'è collegata la pompetta, non c'è collegato un cazzo, però vediamo adesso se il telecomando funziona. Connecting, e funziona. Gli do ok, ok, ho detto. Va bene, mi dà errori sui sensori, però vedete, io posso regolare. Ha perso una regola, ah no, vedi, errore 9, scendo, modifico gli hertz, vedete, sto salendo, 2, 1, 2 e 2, e si sincronizzano, bene, quindi il telecomando funziona, è collegato a lui, il sistema funziona, se riesco a collegare questa scheda a esso, e mi pare di capire che si può fare, io ho ripristinato questa unità, con un bel telecomando col display che devo dire mi piace molto. Adesso il dilemma è, siccome questa volevo portarla su, vorrei montare questo al posto di questa, perché questa è comoda, oppure me ne sbatto e la tengo così com'è. Io non so cosa fare. Adesso ci ragiono un po' e vediamo se riesco intanto a provare questa. Seconda verifica, posizionare il circuito per come va posizionato e vedere se il sensore, che è questo, è dentro questo pezzetto di plastica nero qua, gli passa davanti il magnete. Come vedete il magnete gli passa perfetto davanti, quindi non ho neanche bisogno di spostare il sensore. Fantastico! Fantastico, è un plug and play questo. Ora, se riesco a capire se queste connessioni di questi connettori sono a posto, io questa macchinetta la posso anche già accendere. Pensavo di mettere il serbatroio qui, avvitato a questo legname, però è un po' in mezzo al cazzo forse, e l'unità appoggiata lì. Ora, l'unità senza nessun contenitore potrebbe diventare rumorosa, ma io potrei sbattermene il cazzo e anche le palle. Ora però io farò un'altra prova, adesso accenderò, o perlomeno proverò ad accendere questa scheda. Ai. Mentre sto cercando in tutti i modi di perdere le viti, infatti ho già perso una vita, no, eccola qua. Questa è la scheda che si è cosiddetta bruciata, ma chissà se questa io la ficco qui e le connessioni sono compatibili. Rosso, nero, blu. Ah, c'è un, invece del giallo c'è un coso così. Sapete che vi dico, io me ne fotto, io la accendo lo stesso, vediamo cosa succede, magari brucio tutto. Questo corrisponde blu, rosso e proviamo, che cazzo me ne fotto, proviamo, chi se ne fotte, si brucia, facciamo il fumo, è bello vedere del fumo. Negativo. Attenzione, vediamo il consumo quando tocco col positivo. Pochi milliampere. E lui si è acceso. Però non dà nessun errore, vedete. Io accendo. Connecting. Ok. Però come vedete lui è morto, perché mi sta accendendo solo l'alimentazione di lui e non fa un cazzo, vedete? Quindi questa scheda è veramente morta. Vedete? La morte. Appartiene alla morte. Vediamo se riusciamo a rimontare la scheda.
con i suoi sensori sul motore. Quindi qui abbiamo, allora vediamo, questa va così, quindi questo è NTC, NTC sarebbe lui, va bene, il fan, dov'è il fan, il fanculo, fan, eccolo qua, fan glielo attacco qui, ecco fatto, cliccato, poi questo è glow plug, va benissimo qui, quindi questi sono plug and play, ficcano direttamente. L'unica differenza è il glow plug, che ha il 2 pin, e questo è un connettore a 3, ma io qua ne ho 2, quindi lo collego ai 2 esterni, lo vedete, lo collego così, dove ci sono i 2 fili, io glielo ficco, è fatto così, e voilà, questo lo metto lì, qua gli metto la vitina, e è pronto a funzionare senza alcun problema. Imho. Ora questo mi esce da un lato anziché dall'altro, quindi io adesso giro questo qui e lo faccio uscire da qua, e questo lo rimetto qua. Questo è un gommino, evidentemente, come si nota, è predisposto per diversi piazzamenti. Io gli metto il coppolerchio, lo ficco qua così. Come vedete, chiudo, metto la sua griglietta che chiude anche il coperchio, e ho rimontato la scheda, ecco qua. Ah, guardate, ma questo va qui. Ah, quindi devo riaprire, devo riscoppolare, devo mettere questo, metto questo, ricoppolo, cerco di richiudere senza bestemmiare. Come? Ti vuoi chiudere? Ok, si è chiuso con le buone maniere. E ho un'unità rimontata. Questa placca così, il pirlo, questo tappa pirli. Questo è il tappa uretra. Tappiamo l'uretra di inserimento del gasolio. Qui ci sono altri tappa uretre per i cateteri. Tubo marmitta, tubo estensibile, tubazioni, altro tubo ingresso aria, suppongo, già manglato. Poi qua abbiamo il famoso tubetto che non andrebbe usato, ma io per adesso ho questo, userò questo, elimino queste fascette del cazzo e userò questo tubetto qua per ora. Dopodiché, ah, qui c'è la marmittina e qua c'è il suco che suca l'aria di combustione. Ora non mi ricordo qual è l'ingresso e qual è l'uscita, immagino che essendoci qua l'ingresso del gasolio, questo è l'ingresso dell'aria perché è più vicina a una parte fredda, e questa è l'uscita dei gas di combustione, esatto, perché è libero, mentre qua è un po' piegato in modo anal e si vede l'ingresso anale, l'ingresso anale dell'aria è qui. Vediamo se riesco a fare qualcosa. Ai, caccia la miseria. Se questo lo metto così, qui mi si accumula gasolio inutilizzato. Io vorrei metterlo inclinato, così posso sucare l'intero contenuto, il suco, avviene il suco. Però questa tavola è un po' più spessa, quindi se la metto così mi sbatte qua, se la metto così è storta. Quindi cosa farò? Cosa farà il sottoscritto? Il sottoscritto disarticolerà con violenza questa tavola, facendosi malissimo, perché questo cazzo di tavolo è stato realizzato con del legname di recupero. Ecco. Perché qua non si muove un cazzo. Vediamo se provo la tenaglia. Sei la tenaglia. Come si tolgono i chiodi con la tenaglia. Ecco fatto, ecco fatto. Necessita altra violenza.
con odio. Qui c'è venuto via un altro pezzetto, ma a noi fa solo piacere. Esiste una possibilità che dia fastidio. E voi mi direte, ma asbesto, mettilo all'interno. Interessante come idea. In effetti potrebbe avere senso metterlo all'interno. Adesso ci penso un attimo. Mentre ci penso c'è un altro problema. Io in questo oggetto devo fare un buco. Non è che sia tanto divertente fare buchi nei serbatoi che poi devono contenere del gasolio. Perché? Perché devo mettere questa, che è la valvolina di succaggio del suco, da cui avviene il succo del gasolio. Questa dall'interno mi deve uscire di qua. E poi qua c'è un'altra guarnizione che viene avvitata tramite questo suo dado. Il problema è come fare. Intanto devo fare questo buco. Ok, questo potrei anche essere capace di farlo senza rovinare tutto. Ma poi? Si tratta di pescare l'uretra del nostro... L'ho già pescata, guardate. Vedete l'uretra? Ho pescato l'uretra. E ora in teoria... Puttana della... Ma guardate come sono stato capace. Manco capace. È così capace. In teoria dovrebbe essere... La pratica non terrà un cazzo, già lo so. Un culo alla telecamera, fanculo. Puttane di... Sì, mi sa che devo metterlo... Devo metterlo dall'interno perché questo filo poi mi rompe il cazzo. Vedete, il filo mi rompe il cazzo. Avrei potuto effettivamente rimettere questo qua. Sono un coglione. Tra l'altro c'era probabilmente questo tab di plastica dura. Sono veramente un coglione. Dovevo farlo qui il buco. O qui. Non qui. Che coglione che sono. Ho fatto la coglionata, quindi adesso proviamo a saldarlo con della plastica. Ma in che cazzo di mondo viviamo? Probabilmente deve funzionare così. Sì, questa deve funzionare così. Quindi ora accendo il saldatore, bevo. Faccio bere anche la spugnetta del saldatore. Procederemo a rovinare questa punta nuova creando una patch di plastica da applicare qui. Ma so già che qua bucherò tutto. Vista così non è male. Sapete che forse si è tappato però. Beh, che dire? Fanculo telecamera. Allora, sicuramente il gasolio passerà di qua. Adesso la riempio di acqua e vediamo che cazzo fa. Finora tiene. Non c'è traccia di acqua. Ora io la lascerò così per un po' e vediamo.
Vaffanculo, telecamera del cazzo. Test positivo, comunque ho preferito aggiungere un pezzo di polietilene e l'ho saldato con il Bostik Poli Maxi o Maxi Poli, come cazzo si chiama, che è una bella resina, non è un silicone ma mi assomiglia, sta asciugando. Nel frattempo io ho pensato di creare, intanto di montare il tubo, vedere come farlo girare, ma poi creare dei piedi, dei supporti, e vedo che sono corti. Molto bene, sotto gli metterò del legname, vedremo un po' di sollevare questa stronzata, perché qua la curva dovrebbe essere un po' più bassa, ma non si abbassa. Ed ecco che con un sapiente colpo di forbice ho ridotto questo a questo, e ora questo sta in basso. Questo pezzo di merda qua mi dà clearance. E posso così avvitare e mettere questi cazzo di piedi e vaffanculo. Ora, siccome questo coso vibra, io voglio isolare le vibrazioni dall'appoggio a terra, quindi userò questi grommet. Questo video sta diventando un po' lungo, con un sottofondo di musica cinese. Io non vorrei che ci siano problemi di copyright, quindi adesso andrò a cambiare musica. Vediamo, io qua ho un kit cinese di grommet cinesi, questi non so come si chiamano in italiano, e forse questi, sì, questi vanno bene, tanto a me che cazzo me ne frega. Ah, guarda che stronzata ho fatto, vedete? E adesso come faccio così? Sono veramente un coglione, perché questo di qua ci sta, ma di qua no, c'è il tubo, a meno che il tubo non faccio... Potrei fare così e farlo uscire laterale, però con fastidio. Potrei tagliare una tacca qui. Va bene, tagliamo questa tacca per il tubo. Ed ecco fatto. Con la tacca sono a posto. Così questo ci entra. E adesso vaffanculo, gli metto le viti e vaffanculo. Quel cazzo mi si è rotto. Io non lo so se state vedendo qualcosa, ma come vedete, tra dado e spazi vari di gomma, di merda, io direi che ci sono. Anche se il grommet in realtà dovrebbe essere messo in mezzo. Già, perché sennò che cazzo mi rappresenta? Lui appoggia lì, io qua dovrei metterci quello spesso, qui. E non mi interessa l'altro, ci metto solo questo. Perfetto, così sono sospeso dalla gomma. Quindi qua ci va questo e questo, e poi sopra questo. Ma guardate che meraviglia, che gioia di vivere. Di qua. Peppe. Entra, c'è sempre la vite che deve rompere il cazzo, sempre. Ok, ora si tratta solo di stringere con una violenza inaudita usando due chiavi da 13. Voi non vedete un cazzo, ma tanto. L'unità è pronta sul suo supporto. Tra l'altro, da questi fori, in particolar modo da questo lato, io posso fare... Intanto questo esce, balla, ma ci metterò la fascetta, ma da questi buchi posso farci passare anche il tubicino di alimentazione. Siamo quasi pronti per fare un test. Ho il sistema pronto. Direi che è tutto a posto. Fanculo al tappino che cade a terra. Fanculo ovunque sia finito. Qui c'è la pompa, la pompetta. Pompetta impulsi. Fissata qui, molto, in modo molto clever. Ora qua ho la connessione.
del cavetto che mi verrà da tutti questi cavi. E poi c'è questo enorme tubo a cui dovrei attaccare il diesel, a cui dovrei dare del diesel, e quindi proveremo. Attenzione, ho giuririggato tutto il sistema, eccolo qua. Ehi. Non ho ancora collegato la pompetta a nessuna fonte di gasolio, ma il sistema è tutto collegato e, signori, non dà più errore. Connecting, attenzione, dobbiamo dargli una fonte di gasolio. Ed ecco, ho creato un minuscolo serbatoio del gasolio. Guardate che quantità incredibile di gasolio. Ora vedremo se riusciremo a pescare con la nostra pompetta da questo minuscolo serbatoio, che sicuramente per le vibrazioni della pompa cadrà a terra. Vediamo un po'. Vado. Niente, forse devo tenerlo premuto. Non mi ricordo più come parte. Come parte sto coso? Perché non parte? Ecco, ho sentito un tick on. Attenzione. Si è acceso. La pompetta non si è ancora attivata. Chissà se l'ho messa al contrario, è probabile, perché non c'è nessuna freccia di indicazione. È probabile che la pompa sia al contrario. La pompa non parte. Errore 03. Spark plug error. Eppure io vedo che la spark plug qui ha riscaldato, si vede tramite la pistola infrarossi Vevor. La termocamera è fantastica per questo genere di cose. Vedete, qua la temperatura c'è. Quindi perché non si è accesa? Secondo me non è partita la pompetta o non è collegata bene la pompetta. Adesso verifico. Proviamolo così. Fosse il porco, ma che porco. Errore 03. E niente, salta fuori che questa unità ha un problema alla candeletta. La candeletta mi misura 4 kg e mezzo, che non è proprio un valore che mi aspetterei per un elemento che deve riscaldare molto e diventare incandescente. Quindi secondo me questa candeletta ha qualche problema. Dicono che bisognerebbe utilizzare un attrezzo apposito, ma io me ne sbatto. Dicono anche che è molto facile fracassare la candeletta, e quindi io ci proverò lo stesso con questa. Ecco, sto già per, infatti l'ho già fracassata. No, è questa la candeletta. No, questo è il pezzo che ho appena fracassato. Comunque ormai la smontiamo tutta. Sono riuscito a svitarla spaccandola, che è una cosa buona e giusta. Se prima non era rotta, adesso lo è di sicuro. Porco! Ci vorrebbe un attrezzo apposito. Eccola la candeletta. E infatti è rotta anche all'interno. Vedete, questo è l'interno. Questa era così. E questa parte era spaccata, quindi è interrotta proprio. È esplosa. La candeletta è esplosa. Quindi niente, mi toccherà ordinare una candeletta nuova.
Vediamo un po' cos'è arrivato. Oggi è il qualche giorno dopo, lunedì. Abbiamo ordinato sabato. Lunedì ci arriva questo scatolino. Ma prima facciamo ciò che va fatto. Getteriddiamo il cartone. Adesso guardiamo cosa c'è qua dentro. Ed ecco. Ma guardate, abbiamo guarnizioni in quantità. Ci hanno dato anche le guarnizioni, che noi non cambieremo perché l'unità è nuova. Ma soprattutto ci hanno dato la candeletta. La chiave. Maledizione a questa busta di plastica. Candeletta. Chiavetta per l'installazione. Quindi io posso infilarmi così. Vedete, e andare a chiavare la chiavetta, e così posso chiavare. Questa è sana e questa è guasta. Speriamo che non esploda anche questa. Sono identiche, non ci resta che installarle e provare ad accendere il riscaldatore. Abbiamo anche una retina nuova, molto bella. Insomma, abbiamo dei ricambi. Abbiamo dei ricambi e abbiamo soprattutto la chiavetta per montarli. È stata costruita scavando l'interno, ma dentro sono rimasti tutte le schifezze che hanno scavato. Tutti i truccioli di metallo sono rimasti qui di quando hanno fatto questi buchi. Vedete, ci sono i truccioli. Quindi hanno realizzato al volo il pezzo e non lo hanno nemmanco rifinito. E sono rimasti lo struciolos. Eccoli qua. Vabbè, l'importante è che funzioni. A questo punto io, con estrema delicazitudine, e sottolineo delicazitudine, intanto vi faccio notare che ho dovuto girare la pompetta al contrario, ma forse l'avrete già notato. Perché questo è il suco e questo è il mando, suca e manda, e quindi al contrario. E io ho già fatto un po' di priming, come vedete. Il tubetto non è quello giusto, ma non è quello ideale. Se avrete visto i miei vecchi video lo saprete, ma ce ne sbattiamo. Adesso pensiamo a montare la candeletta, possibilmente senza spaccarla, perché questa si deve scoppolare da questo cappelletto di gomma. Poi in teoria io la dovrei infilare con cautela e girare a mano, piano piano. Ecco, come vedete sta girando da sola. È molto, molto, direi che è perfetta. Quando è arrivata, io a questo punto gli slido il suo attrezzo. Glielo slido da questo lato, che è meno stressante per il cavo. Cerco di... Ecco, l'attrezzo è ficcato. Io posso stringere, posso fare ruotare. Come vedete, sto girando a mano. E gira a mano. Adesso non gira più a mano, devo usare una punta di trapano, possibilmente quella che hanno usato loro, infatti, e stringo, ma senza esagerare. Ecco, stringo giusto che tenga. Tiro fuori e ho montato, signore e signori, la candeletta è stata montata.
Ora devo mettere questa copertura e ora la candeletta la collego al contatto glow. Va bene, la lascerò così. E a questo punto possiamo provare ad accendere questo oggetto. Possiamo veramente vedere se funziona in diretta da questo gigantesco, che voi non vedete, gigantesco serbatoio. Stand by, 20 gradi, a questo punto io accendo. Forse devo tenere premuto, adesso non ricordo più come cazzo si usa. Ecco, si è accesa, attenzione. Io ho sentito un click che non mi è piaciuto, perché adesso la candeletta in teoria si sta scaldando e speriamo che non si sia rotta con questo click. Ora, o il click che ho sentito è il relè, oppure è la candeletta che si è rotta di nuovo. Però sta scaldando, sta tirando corrente qui, vedete? Questo è suco, suco di corrente. Andiamo immediatamente con la pistola a infrarotti, mentre qua continuiamo a vedere 11 volt in discesa, mentre qui si avvia la termocamera. Ecco, è partito. Attenzione, sta funzionando. La pompetta sta pompando e abbiamo della temperatura. Quindi direi che sta funzionando. Ah, io devo mettere la copertura, attenzione, il coperchio, che se no non avviene il passaggio dell'aria. Metto anche il coperchio, il tappo, tutto. Ecco. Già di qua dovrei sentire dell'aria calda strofflettersi. È la prima accensione di questa unità, ma io non vedo nessun fumo, niente, niente fumo, quindi l'unità si è accesa molto bene. Sono fiducioso ed ecco l'aria tiepida che esce, comincia a riscaldare, ottimo. Ottimo, direi. Vediamo se riesco a stappare questo, magari aiuta. No, mi servono due mani. E apriti, porco. Porco. Wow, aria calda. Benissimo, vittoria, vittoria. Vedete, qui è accesa. Ora io non so se... Ecco, temperatura 12 volt. Questa è l'altitudine. Nessun errore. E questa è la temperatura ambiente, la presa da questo qua. Mentre da qua possiamo connettere il telecomando e andare a vedere altre cose. Tipo temperatura ambiente, l'olio, temperatura del casing, adesso è a 120 gradi, quindi la temperatura del suo lui interno, lui, socialismo lui. Siamo a 12 volt, perfetto. Ambiente a 22 gradi, ora possiamo sparare un po' la portata, vedete, io sparo, vado a 3, qualcosa e ora mi aumenta la portata dell'olio e qui esce aria calda. Bene, l'unità funziona, è stata riparata, la candeletta che ho installato va benissimo. E sono contento. Non mi piacciono molto queste bollicine che si formano, ma queste, come ho spiegato in un mio precedente video, sono dovute al fatto che questo tubo non è adatto, è troppo molle, si deforma con la pressione
Intanto ho già consumato mezzo serbatoio, come potete vedere. E quindi ci vuole un tubo rigido e va benissimo così. Questa unità direi che è soddisfacente. A questo punto la possiamo anche spegnere dal telecomando. Ecco qua, si tiene premuto e lei va in off. Come avete sentito, la pompetta si è fermata e l'unità si sta spegnendo. Perfetto, perfetto. Vaffanculo, sta telecamera, sembra in mezzo ai coglioni. E quindi, in questo video, per concludere, abbiamo visto come sostituire questa scheda di controllo Vevor del riscaldatore diesel, che era accoppiata a questo pannello blu di controllo e a questo telecomando rosso con il display OLED, che se si accendesse mi farebbe un favore. Ecco. E molti hanno delle difficoltà a trovare come sostituire questo, eccetera. Questa unità veniva con un'altra scheda con questo tipo di telecomando e il telecomando sta su con questo tipo di pannello, eccetera. Quindi io ho preso la scheda di questo con tutto il sistema telecomando e pannello e l'ho montata su questo temporaneamente. Perché? Perché si è bruciata lei, quindi questi due non funzionavano più. Solo che ho trovato quale scheda montare al posto di questa, ed è montata qui, l'avete vista all'inizio del video. Questa è la scheda a 8 fili che si è bruciata e le connessioni sono praticamente simili. Per guardarle mi sono preso il Google Translator, ho tradotto queste scritte in cinese maledette e ho trovato appunto dove vanno le rispettive connessioni ed è estremamente facile, insomma. È facile e come vedete questo e questo funzionano con lui, con, non con questa che è bruciata, ma con quella nuova che ho messo qui. E per cui adesso metterò magari il link di questa board in descrizione e anche della candeletta che ho acquistato di ricambio con il suo comodo attrezzino per rimuoverla senza distruggerla e con un kit di guarnizioni notevole che permetterà appunto la manutenzione di questa seconda stufetta, a cui, come vedete, ho montato un serbatoio gigantesco dopo aver rovinato quello facendo un buco nel punto sbagliato. Ma questa è un'altra storia.